Ciao a tutti tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti o bentornati in questo video nuovo. Gnam gnam. In questo nuovo video gnam gnam. Questo video gnam gnam. Gnammagnoso. Gnammagnoso Vabbè dai. Se non mi siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video e soprattutto mi raccomando lasciate un like. Allora, abbiamo un po' di cose da mangiare, da bere, così. E direi di cominciare. Sì. Questa è la prima cosa. Dai. I Fonzies del Jova Beach Party! Non sono scaduti, lo giuro. Dai, abbiamo 2 mesi di tempo ancora. Ma visto che mancano ancora 2 mesi, li possiamo mangiare. Poi se vuoi facciamo anche il confronto con il tuo pacchetto. Quelli lì sono scaduti invece. Ne avevo presi 2, ragazzi. Quindi abbiamo quello scaduto versus quello. Allora, sono più buoni scaduti. Vediamo. Allora, questo qua dovrebbe essere gusto pomodoro e chili. Mai provato. Proviamo. Anche Fonzies contribuisce al progetto Jova Beach Party. Quindi praticamente io ho sostenuto il Jova Beach Party senza saperlo. No, ragazzi. Sono rossi. Per forza. Molto rossi. Vai. Perché io? Provi prima tu. Vai in contemporanea. Non sono neanche male. Però. Fonzies originali. Fonzies. Prova a prendere gli original scaduti. Chiaro. Ancora buoni. Questi. Comunque pizzicano di. Ah sì, sono chili. No, io tutta la vita quelli classici. Certo, devo passare. All'altra cosa perché mi sto ammazzando è una lemon soda energy, è una lemon soda, è l'energy active, quindi non è solo una lemon soda, è qualcosa di diverso. No, è il nuovo energy drink ASMR energy activator, c'è scritto, quindi secondo me è un po' diverso. Io continuo a mangiarli. Assaggiamo l'energy drink. Lemon soda. Sì. È la classica lemon soda. Buona, eh? Buona, sì. Io però... Ma lascia lì. Io però... A me non mi dai più niente. Tieni, tieni. Praticamente invece che fare video assaggio facciamo video mukbang assaggio. Comunque sono anche più piccoli questi rispetto a quelli. Ma è un caso. Non ce n'è. Dici che è un caso. Grammi anche quelle. Prendiamo uno grosso, facciamo bis. Era fiappo questo. No. Buono. Direi di passare... Non ho capito. Non tiro via.
faremo qualche taglio. Che ci ricordiamo. No, mandiamo avanti svelto. Comunque probabilmente questa è la nostra scena. Oggi cene equilibrate, saluto. Passiamo al prossimo? Passiamo al prossimo. Tocca a me. Ho scelto l'energy drink. Ah. Poi abbiamo continuato con i Fonzies, però... Tocca a me. Comunque la lemon soda è sempre buonissima. Allora... Mi sa che abbiamo... L'ultima cosa salata. Questi. Allora, noi li avevamo già assaggiati, però erano diversi. Abbiamo assaggiato sia quelli... Sì, abbiamo assaggiato quelli del Lidl, però diversi da questi. Erano di un'altra cosa, non erano quelli asiatici. Poi abbiamo assaggiato questi della Croazia. E adesso assaggiamo questi dell'Italia. Quindi le noccioline croccanti al wasabi. Che Antonio... La scorsa volta si era divorato. Io. Immagino che tu no. Fagliele vedere. Me l'ha rubata una, eh. Si sente? Mi sa che questi sono i peggiori. Sì. Cioè i più piccanti. Comunque quello che dici di più è proprio questa sabbiolina. Sì, c'è questa roba che... Oddio il naso! Il naso muore. Terribili. Dai, metti in bocca 5 alla volta. No. Basta. Non ce la posso fare. Devo bere. Si sente nel naso. Anche negli occhi. Sì. Hai gli occhi arrossati. Mi è venuta una vampata nel naso. Ti sono venuti gli occhi lucidi. Per stemperare un po' vuole un Fonzies. Per me. Anche per me. Anche perché sono miei. C'è scritto Chiara. Non me li dà più dietro, eh. C'è scritto Chiara. Stata nel sacchetto. C'è scritto molle. Chiara. Non c'è me Chiara. Quando sei bambino, no? Quindi dici, ma quello è mio, quello è mio. E poi ti rispondo, ma c'è scritto il tuo nome? Sì, c'è scritto Chiara e sono miei. Thank you next. Dobbiamo andare. Adesso siamo già sui dolci. Ha spoilerato. Abbiamo i dolcetti. No. No. Non scegliere, non pesca. Meglio questo. I cookies. Cookies. Con cioccolato belga superiore. Dell'acre. Allora, qui dentro ce ne sono 8 pezzi. Solo? Però dobbiamo mangiarlo insieme a... Adesso mangiamo il biscotto.
Allora, un biscotto a te e un biscotto a me. Sembrano ben sono fatti. Dei biscotti giganti, dei cookies giganti. Buono. Buono. Però i miei preferiti rimangono sempre quelli nella vaschetta, proprio i cookies, c'è scritto cookies, e non la confezione un po' arancione, la vaschetta di plastica, sono più friabili. Sì, sono più burrosi, un po' più umidi. E poi gli altri sono anche più ciccioni. A me è venuto sete a te. Allora pesco questo. Perché classico, un biscotto. Latte e biscotti, però questo è latte e cioccolato della Zimil, quindi è senza lattosio. Non so se di fatto è proprio latte o se non è latte. Cioè non so se lo latte. Zimil. Sì, però anche latte aromatizzato, però è senza lattosio, quindi secondo me non è latte. Beh, insomma, comunque agitiamo, è dell'altro mercato, questo è Zimil in collaborazione con altro mercato col cioccolato dell'Ecuador. Secondo me deve essere buonissimo questo. Sentiamo. È una confezione da cosa sarà? 250 ml. Sì, 250 ml ci ho preso e costa 1 euro. Gli altri non mi ricordo. Se adesso se riusciamo a aprirlo, forza, senza ribaltarlo sul divano. Guardo sul tappeto. Tieni, prova tu. Era il tuo questo. Ce l'abbiamo fatta. Prego, grazie. Primo assaggio a te. Sì, hanno usato anche voi. Non ho capito. Ma te lo stai bevendo? Non ho ancora capito. A me non piace. Non ti piace? No. È molto ricco di cacao, proprio. Tanto cioccolato. E qua sono una cioccolata calda. È particolare. Calda, fredda, ovviamente. Allora, secondo me, cioè proprio da mangiare dopo un dolce no, però secondo me da solo è meglio. Vabbè. Spoiler, l'avevo già bevuto in realtà, non lo so. Allora, da solo o accompagnato? L'ho bevuto da solo e mi sembrava più buono. Infatti adesso quando l'ho bevuto ho detto quindi secondo me in abbinamento con del dolce non è il massimo. No. Vabbè. Però non mi ricordo se ho assaggiato questo o un altro gusto. Allora mi sembrava questo, però insomma quello che ho bevuto era buono. Prego. Tocca a te, io ho scelto il latte. Ah, tu hai scelto il latte, io devo scegliere gli altri biscotti qua. Questi sono al cacao. Non si è visto, c'era tutto il coso. Con cioccolato belga, anche questo, sempre cioccolato belga superiore, è tipico. Comunque questi hanno la biscuetteria. Il cacao anche. Aspetta, nell'impasto. Sì, sono tutti marroni questi, vediamo un po' come sono. Contrario.
sono al contrario. Facciamoli vedere al contrario, che si capisce. No, non si ne capisce, ma comunque sono al contrario. Comunque in ognuna di queste... Sì, sono al contrario anche quelli sotto. Li ha messi dentro sbagliati. Non cambia molto comunque dall'altro, cioè è un po' più scuro, però... Però mi piacciono di più. È più secco questo? No, mi piace pure, è buono che c'è il cacao. Non è meno, più buono. È meno dolce. Più buono. Però sembra anche più friabile effettivamente. Forse il cacao nell'impasto ha... Forse perché era al contrario. Ah, può darsi. Come prende il panettone che non fa raffreddare al contrario. Molto buono. Te lo lungo. Probabilmente sceglie per me gli assaggi. Comunque, Zimil, sto giro non ci vede niente. Latte e caffè. Niente, non si riesce a vedere. Fidatevi. Sì, c'è la manina. Sì, forse così. Latte e caffè. E basta, il resto. Agitare prima dell'uso, aspetta. Che devi prendere sempre tu i liquidi in mano, che sei un... Tieni. Un disastro. Sì, io sono un bonbon disastro. Adesso me la tira, ecco, me la tira adesso. Hai pantaloni chiari. Certo che se ti cade sui pantaloni... Potrebbe cadere sui tuoi. Ma io sono vestita di scuro. Un sacco di bolle. Ho fatto la schiumina. Non si vede neanche quella. Vabbè. Ci pucci dentro il naso. Secondo me questo è più buono. Dammi, lo volevo sentire io, si fidano più di me. Non ti piace. Ti piace tutto. Dai! E allora? Smetti! Magari a me non più, quello di non prima ti piace. Non l'ho voluto praticamente. Sì, non è male, però io non lo comprerei mai. Ma è buonissimo. Io mi faccio il latte e il caffè, sono più buono. Ma questo è sostiene altro mercato? È il caffè della Tanzania? Cosa vuol dire? Ti sto dicendo se è buono o meno, mica sto dicendo che non devono sostenere... È perché sono sapori, secondo me, più genuini e più forti rispetto a quelli che siamo abituati... Ma questo non è fortissimo di sapore, dai. Ma è deciso. Sì. Sì. Cioè, secondo me invece, questo prodotto, questo Zimil latte caffè, è molto buono perché è una bevanda intanto senza lattosio, quindi la può bere chiunque. Secondo me, qua c'è scritto latte aromatizzato, però io vorrei capire se è davvero latte. Sì, c'è scritto HT a lunga conservazione, vabbè. Quindi per i vegani no, però un vegetariano lo può bere. Un intollerante al lattosio lo può bere e berrebbe una cosa, vabbè, già pronta, ok, però che secondo me sostiene comunque la produzione di altro mercato, che comunque è ecosolidale, altro mercato, se non sto dicendo fesserie, ma mi pare che sia così, e in più senti l'aroma del caffè che è pari a quando senti quel profumo di caffè in grani, e di solito poi quando bevi il caffè non ha quel sapore.
Infatti a me il caffè non piace. Invece questa qui è buonissima perché ha il sapore dell'odore del caffè. Il sapore dell'odore del... Bella questa. Segnatelo. Il sapore dell'odore del caffè. Dei chicchi di caffè quando hai in grani. Chicchi, neanche dei chicchi di caffè. Dei grani del caffè. Sì, quando tu annusi il caffè, quando vedi chicchi, no? Mm. O mi è capitato di andare a fare un corso di degustazione di caffè anni e anni fa. E ci avevano fatto annusare i grani del caffè. Hanno questo profumo buonissimo. Dopo bevi il caffè, è tutto un altro gusto. Invece questo è giusto. È buono. Questo va bene. Cosa ridi? A me piace un sacco. Mio Dio. Dai. Ultimo che tocca a me. A non so neanche cos'è. Una roba rossa qua. I Malt. Cartellino rosso. Sono i Maltesers. Allora, adesso io ti spiego la storia di questi cioccolatini. Che io non lo so, me la sto dicendo ora, ne so quanto vuoi. Praticamente io ho partecipato alla campagna di The Insiders. Mm. Ok? Andate a cercare su internet The Insiders. E loro ogni tanto mi mandano delle mail dove io posso candidarmi per fare la tester di qualcosa. Mm. Mi arriva del cellulare, dell'aspirapolvere, della lavasciuga, di questo, di quello, di quell'altro. Mi era arrivato anche della Low Hacker. Io non era stata scelta, ma avevano preso la Jessica. Ti ricordi la ragazza che conosceva quel nostro amico? Vabbè, ma non è importante. Vabbè, la Jessica, quella che con cui andavo su a Milano, a Brescia, a fare i corsi di formazione. Hai capito chi è? Ok. Hanno preso lei? Lei l'avevano presa per fare il tester della Low Hacker qualche anno fa. Male. Sto giro, visto che ogni tanto provo, non mi pigliavano mai. Oh, ragazzi, io non sapevo niente. Mi suona il corriere qualche giorno fa. Ding dong, un pacco. Io non ho ordinato niente. Ma io non ho ordinato. E mia mamma, ecco, sempre a spendere soldi. Quindi mia mamma arrabbia. E io, mamma, ti giuro che non ho. Loro arrivano pacchi a caso. Ma sì. Te lo giuro, ho detto, non ho ordinato niente. Sì. Insomma, io sento sta scatolina, che era una scatolina, era un cubotto, e faceva. E dico, ma che cavolo c'è qua dentro? Dico, forse qualcuno che mi ha mandato dei ciondoli per fare qualcosa, no? Mi ha fatto un regalo a sorpresa. Tipo, mi ha fatto... E pensavo, beh, anche volete, come hanno fatto sorpresa, a scoprire dove abito. Perché io ho detto, magari mi hanno mandato qualcosa dalla wishlist di Amazon, no? Però ho detto, però non era un pacchetto di Amazon. Insomma, lo giro e leggo The Insiders alla fine. E dopo, lì hai capito. Dopo... Allora ho detto... Ma cosa mi hanno mandato? L'ho aperto e c'era pieno di questi sacchetti di cioccolatini! E loro ho detto, ottimo, facciamo un video assaggi. Pieno? E tu mai ne hai portato solo uno? Beh, pieno, ce n'è un po'. Quanti? Pochi. È una scatolina piccola. Si è confessata, un pochettino, lo dividiamo. C'erano questi sacchetti qua dentro, ce ne hanno 10. Ok, 9. Vabbè, ma ce ne sono dentro. Dai, vai, cominciamo. Allora, assaggiamo questi Maltesers. Se sono buoni, e poi gli... Niente, praticamente. Anche la telecamera. Il mio racconto si è offesa perché me ne hai portato solo uno. Sì, va bene. Allora, comunque, dicevamo ancora sigillato. Andiamo all'assaggio. Ok? Meno male. Stava pure aperto. Uno è aperto. Ah, dico, non l'abbiamo aperto nel frattempo che si è spenta la telecamera. Allora, adesso... Ma che buon profumo. Sentite. Annusate. Sono delle balotte. Balotte di cioccolato. Metti qui la balotta. Ma prendine una. Magari non ti piacciono. Ne una. 10 pacchetti. Buona. Buona, no, buona. Buona. Dentro sono così. Non si sa come. Dimmi cos'è. È una specie di biscottone soffiatone. Soffiato.
Quindi sono scrocchiarelle. Ricoperto di cioccolato al latte. Palline di malto e latte. Ricoperte di cioccolato al latte. Ingredienti. Zucchero. Latte scremato in polvere. Burro di cacao, sciroppo di glucosio, estratto di malto d'orzo, pasta di cacao, grassi del latte, lattosio, permeato di siero, grasso di palma, grasso di semi di palma, glutine da frumento. Vabbè, della Mars. Ecco perché è buono. Io adoro il Mars. E in effetti, secondo me, il cioccolato, infatti, è quello del Mars. Ha quel sapore lì, sì. Infatti, si chiama Maltesers. Però ci sta perché dentro è malto, quindi Maltesers per quello. Allora, cioccolato è dolce, però grazie a questo biscotto diciamo che stempera bene, quindi alla fine è abbastanza molto, piacevole. Ecco. Molto piacevole, e uno tira l'altro. Non riesco a prenderli. Che peccato. No, ce ne sono ancora due. Ne sono uno. Ne ho mangiati di più io. Secondo me questi qui si mangiano quelli. Stavo rischiando di ammazzarmi. Comunque voi non, a casa non mangiateli così se siete piccoli. Promossissimi. Sono buonissimi. Se li trovate comprateli. Sono straboni. E non lo dico perché mi hanno selezionata, ma perché sono buoni veramente. Eh. 500 calorie ogni 100 grammi. Vuol dire che se ne mangi un chilo assumi 5000 calorie. Ma un chilo di quelli è duro, eh. Sì. Ho tutta la bocca cioccolatosa. Cioccolatosa maltesersosa. Vabbè, beviamo un goccio di caffè. No, quello te lo bevi tu. Voglio l'altro. Allora, intanto... Niente, non me lo dà, eh. L'ho detto io, e lei non l'avrebbe preso. Stanotte poi non dorme, poi gira, gira per casa come uno zombie. Veramente lo volevo io. Facciamo la chiusura prima che si scarichi ancora la batteria. No, me l'ha rubato! Falla, io intanto lo trinco. Dai, scrivetevi. Fateci sapere cos'era, qual è la cosa che abbiamo mangiato che vi è piaciuta di più. Se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Smettete di bere il mio latte e caffè. Non ce la fa, eh. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate un like, lasciate un commento e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao! Finito. Non saluti. È finito. Non è finito. C'era finito. Saluta. Ciao!